Intanto vi ringraziamo per la presenza e sento il dovere, ma anche il piacere, di presentare Antonio Cecere in questo primo incontro dedicato a Mario Lodi. Vorrei dire che la sua presenza non è scontata, perché Antonio coordina, partecipa, è invitato, è promotore di tantissime iniziative di carattere culturale in giro per tutta Italia. E in un'epoca in cui è anche abbastanza, buonasera, anche abbastanza semplice, insomma, millantare, Antonio no. E il fatto quindi che ci abbia dedicato questo pomeriggio lo ritengo davvero un privilegio. Questa è la prima considerazione che devo fare, tutte le altre le ha fatte l'amico Paolo, ma entriamo nel vivo. Entriamo nel vivo perché, così come è stato pensato, questa serie di appuntamenti dedicati a Mario Lodi volevano avere un'articolazione. L'articolazione è legata a un pensiero che si fa pratica. Quello di Mario Lodi è una pedagogia che è una pedagogia sul campo. Un maestro che un giorno, fresco insomma di studi, ha passato la seconda guerra mondiale, la guerra di liberazione, si trova a vivere l'esperienza di un mondo libero, di una società fondata su una costituzione democratica, entra a scuola, dopo comunque aver già praticato alcuni anni anche da supplente negli anni 40, entra a scuola e si accorge che c'è qualcosa che non va, soprattutto in lui. Avverte un disagio. Il primo disagio è legato all'impostazione autoritaria che la scuola ha. Il secondo disagio è verificare la distanza che lui trova nei confronti delle classi in cui entra, la cui maggior parte degli iscritti sono figli di contadini, figli di operai, che spesso e volentieri usano il dialetto e sono abituati già a un'impostazione pedagogica autoritaria. In C'è speranza se questo nasce a voi, lui dice proprio: sono gli stessi genitori che me li portano a inizio anno, il primo di ottobre, vi ricorderete quando iniziava, e mi dicono: se per caso dà fastidio o crea problemi, lo picchi senza problemi. È interessante, no, questa cosa. E poi però, e qui coinvolge subito Antonio, un giorno, lo descrive molto bene il diario di questa esperienza a San Giovanni in Croce e poi a Vodi Piadena, un giorno in questa classe silenziosa, timorosa, in cui i bambini non sono abituati a parlare al maestro, in cui i bambini attendono gli ordini del maestro, quindi non sono autonomi nelle scelte e sono intimiditi dalla presenza autoritaria, pur questo maestro, che comunque si presenta con toni affabili, un giorno vede che un bambino si accorge che dalla piccola finestra di questa classe si scorge un tetto, su quel tetto un gatto corre. Il bambino si precipita alla finestra e dietro a lui corrono tutti i bambini, osservano il gatto camminare sui tetti e cominciano a spiegarsi, a raccontarsi, a chiedersi come mai questo gatto stia avanzando sui tetti, forse sta andando a caccia di nidi, di chi sarà questo gatto. Si avvicina anche il maestro che, anziché richiamarli e riportarli bruscamente in cattedra, al banco, si avvicina e ascolta e dice: con me fino a questo momento non avevano mai parlato così liberamente, mai così liberamente. E allora c'è il passaggio successivo, quello che rappresenta un po' la genialità di questo carattere. Si mette a trascrivere i discorsi di questi ragazzi, di questi bambini,
e pensa che vale la pena riprodurre questa esperienza, magari spostando la cattedra in un angolo, usando la pedana su cui stava la cattedra come un piccolo palcoscenico e proporre ai bambini di riprodurre la storia che hanno appena visto. Da qui nasce un'esperienza pedagogica che però ha in comune con, ed è qui che ti sollecito, con l'esperienza di Antonio diverse cose. Negli anni successivi Mario Lodi avvicina il movimento di cooperazione educativa, ne parleremo bene anche con Giovanna Maniccia, che ringrazio per la presenza. E movimento è una parola chiave anche nell'esperienza intellettuale e filosofica di Antonio, perché lui promuove, come anche vicepresidente, l'esperienza di filosofia in movimento, in movimento. E la cattedra che viene tolta, un'esperienza anti-autoritaria di pedagogia ed educazione che è molto legata anche ai principi illuministici che ispirano la tua opera. Quindi io comincerei proprio da qui, da che cosa significa in un ambito di costruzione di valori democratici l'educazione e da dove arriva questa ispirazione, quanti secoli di storia ha questa ispirazione? Grazie Davide e chiaramente grazie a tutti per questa giornata. Ribadisco a Paolo che sono estasiato da questo posto che forse non conoscevo, bisogna dire le cose come stanno, e Davide mi ha un po' provocato invitandomi questa sera, perché il problema è che Lodi diventa, diciamo, insegnante in una fase, quella del dopoguerra, che è una fase per noi come popolo, una fase decisiva, perché noi finalmente abbiamo una Costituzione repubblicana, no? Nonostante che l'Italia, e questo si riflette poco su questa cosa, è da un punto di vista culturale, non l'Italia come paese, ma l'Italia come popolo, noi abbiamo una grandissima cultura repubblicana, dal diritto romano alla questione anche dell'universalismo della Chiesa, anche e soprattutto tutta l'esperienza dei comuni liberi, eppure noi dobbiamo aspettare il 1947 per avere una Repubblica costituzionale. Questo è un dato interessante, ma è interessante dal mio punto di vista l'opposizione che tutta una serie di cultura idealistica, a partire da Croce e Gentile, fanno proprio contro l'esperienza illuministica, soprattutto l'esperienza illuministica meridionale, che ha molto a che fare con la questione delle scuole e della formazione, dell'istruzione e poi della Costituzione. No, c'è tutto un legame che poi vedremo. Ora, la partenza di questa esperienza è tipicamente francese, solo perché la rivoluzione francese è riuscita storicamente a fare una cosa che non era riuscita, diciamo così, in nessun altro posto al mondo, no? Quello di applicare attraverso l'esperienza rivoluzionaria il pensiero illuministico, che è un pensiero, direi, non, diciamo, anti-autoritario per struttura, perché non è una filosofia dogmatica, non è una filosofia compiuta, anzi l'illuminismo è già un errore, perché sono gli illuminismi, non esiste un illuminismo, così come non esiste nessun illuminista, a parte Kant, che è un filosofo a parte, che possa vantare un suo sistema. E l'atteggiamento illuministico è un atteggiamento che si riverbera poi soprattutto nella questione dell'anarchismo e della pedagogia anarchica nell'Otto e Novecento, e questo è un aspetto che in Italia viene molto, diciamo, escluso dalle linee pedagogiche, tant'è vero che anche all'università, dove io comunque tengo un corso di storia della filosofia moderna pedagogia, riesco con grande difficoltà a penetrare nei corsi, per il semplice motivo perché non c'è una letteratura italiana critica adeguata, diciamo, a strutturare un vero corso. Nel senso che, a parte alcuni autori americani e anche inglesi, di autori italiani e di critica strutturata c'è poca, e sinceramente io mi occupo soprattutto di illuminismo, per cui non è che posso occuparmi di tutto. Però mi sono portato dietro alcuni testi che, diciamo così, rispondono alla tua provocazione, perché appunto, prestando esempio da George Spring, che è, insomma, un autore, tutti questi grandi libertari che hanno pure una grande, anche delle biografie interessantissime, lui è stato anche, diciamo così, ha cominciato a fare il pescatore in Alaska, no? Prima di arrivare a diventare uno dei grandi intellettuali newyorkesi, no? Della pedagogia novecentesca, lui è stato prima un pescatore,
E questa è una cosa che lui veniva sempre rivendicato con grandissima forza. Perché voglio parlare un attimo di questo? Perché mentre in Italia, nel dopo Croce, ancora adesso, io diciamo sì, questa cosa la dico con grande forza, ancora adesso l'illuminismo in Italia è visto come una filosofia minore, se non una filosofia diciamo chiusa per un secolo, e questo è un grave errore, mentre invece il nostro George Springer, insomma, negli anni 50-60, dice apertamente che l'unica pedagogia per essere padroni di se stessi, no, nasce all'interno della grande tradizione illuministica settecentesca francese, e pensate, un americano riconosce a Napoli una delle grandi diciamo così, idee della unione tra il pensiero antiautoritario illuminista e la costruzione di una società nuova, cioè la società repubblicana, intesa come nascita di una città dell'autonomia, no? dell'autonomia. E questo noi sappiamo perché partendo dall'esperienza enciclopedista, che è un'esperienza di, ecco, qui non c'è un affare di formazione dell'uomo, perché poi adesso entreremo nello specifico tra formazione e istruzione, che secondo me è un passaggio interessante, perché mentre l'enciclopedia è stata pensata per cambiare il modo di pensare e dunque era un'idea di formazione dell'uomo, era autonomo perché l'enciclopedia, 160 autori, 72.000 voci, stiamo parlando di un lavoro che è durato 25 anni, attraverso il metodo dei rimandi e dell'alfabeto, del corso alfabetico, perché noi siamo abituati all'enciclopedia oggi, ma nel Settecento è stata una grande rivoluzione culturale quella, ognuno leggendo poteva costruirsi la sua ricerca, cioè partendo da un qualunque concetto. Io parto sempre con una lezione da due concetti, o da città o da una spina di bagno, no? Perché adesso poi ne parliamo, cioè 72.000 voci, non so, 72.000 voci politiche, dice anche proprio come si fa una spilla, e poi vedremo perché la spilla. E quando per esempio si legge Cité, Diderot in Cité fa un ragionamento tra Cité e Ville, no? La Cité è la prima delle associazioni volontarie in cui ogni uomo rimette la propria forza, il proprio potere in mani di un ente morale. Questo nel 53, è un'idea straordinaria, cioè l'idea che la società, l'ordine politico, sia fondato sulla volontà di ognuno di noi a rimettere a qualcun altro la questione dell'ordine e della forza solo per mantenere i propri diritti e in una prospettiva della propria felicità. Cioè questo è scritto nel 1753 riguardo alla città. Che vuol dire? Che la enciclopedia è un'esperienza di autonomia, cioè come il soggetto si può autonomamente formare a prescindere l'educazione scolastica. Perché? Perché all'epoca l'educazione scolastica rimane ai gesuiti, e l'unica cosa che facevano i gesuiti era fare 6 anni di traduzione dal greco al latino, 3 anni di retorica, e praticamente non ti formavano come intellettuale, ma ti formavano semplicemente alla traduzione dei testi sacri. Stiamo parlando dell'Occidente, non stiamo parlando di qualche posto sperduto talibano. Per cui i nostri genovesi erano tutti contrari alla scuola pubblica dei gesuiti, fino a quando poi non arriva con Condorcet, ma questa poi è una storia magari che vediamo in un secondo momento, che è un enciclopedista, ma lui intuisce da matematico, prima ancora che da filosofo, l'importanza dell'istruzione. Mentre tutti gli enciclopedisti parlavano di formazione, lui intuisce invece l'importanza dell'istruzione, cioè l'istruzione, cioè dare a tutti le competenze basi per poter essere cittadini autonomi. Però qui io ho fatto un grande salto, perché sono negli anni 90, per cominciare l'idea cittadino nasce molto dopo il 53, e soprattutto nasce in un ambito rivoluzionario in cui, come ricorderai, nel 93, la Costituzione del 93 dice apertamente che la società politica si costituisce con l'unico scopo di favorire la felicità di tutti. Okay? Questa è la grande forza della Repubblica, cioè della Costituzione Repubblicana del 93, che fa poi, insieme alla Repubblica 99 napoletana, ci dà le basi per l'articolo 3 della Costituzione italiana di adesso, che si fonda su questi due principi. Cioè la Repubblica deve togliere gli ostacoli. Voi ve la ricordate sul testo, non ce l'ho a memoria, però lo posso trovare sul testo che ho scritto io. Comunque l'articolo 3 dovremmo saperlo tutti, no, la Repubblica deve eliminare gli ostacoli alla formazione tutto questo nasce appunto nell'ambito antiautoritario della prospettiva illuministica tra formazione e istruzione. Però sull'istruzione bisogna arrivarci.
Tu sono sicuro che volevi chiedermi qualcosa sulla spina da Bari? Anche, sì, sì, sicuramente una cosa sulla spina da Bari, che mi ha sempre molto colpito, perché te l'ho già sentita dire 2 o 3 volte, però ogni volta la riascolto con piacere, perché poi io ho l'animo del bambino che ha voglia di riascoltare sempre la stessa fiaba. Ma era importante che tu entrassi così in questo merito, per una questione, perché questo primo incontro, nell'idea che ci eravamo fatti con Paola, era proprio quello di enucleare una serie di passaggi e di concetti, perché senza una storia e una storia dei concetti che ci fanno arrivare a noi, noi restiamo sempre un po' sprovvisti, insomma. E anche per pensare al punto di arrivo, che poi non è un punto di arrivo, cioè la pedagogia messa in campo da Mario Lodi, a pensarla come un movimento che sta dentro un movimento della storia e che soprattutto ha intorno a sé la collaborazione, anzi la cooperazione di molte individualità che formano una società del sapere, ma del sapere condiviso. E mi sembra davvero, parlando con te, che quando citi gli enciclopedisti, ad esempio, no, ci ricordi veramente un'esperienza analoga, cioè mettere a servizio le proprie competenze specifiche in un progetto che diventa progetto sociale di promozione degli individui. Per cui, come giustamente chi si sta occupando adesso di Mario Lodi per il centenario, mette in evidenza questo aspetto. Il libro di Vanessa Rocchi questo lo tocca con una grande decisione, dice: non trasformiamolo in una figurina isolata, ma ricordiamoci di tutti i nomi, Bruno Ciari, Giuseppe Tamagnini, e poi le esperienze degli asili nido di Reggio Emilia, eccetera, eccetera, che però hanno come base questi riferimenti, che sono riferimenti, ed è giusto che uno citi la Costituzione del 93 e quella del 99, perché comunque senza quell'espressione non saremmo a quella della Costituzione Repubblicana Italiana. Allora io ti domando questo tipo di esperienze, che, oltre al discorso della spilla da Bari, insomma, quando vengono portate, ecco, già tu ce l'hai anticipato, parlano della promozione degli individui all'interno della società. Come, in che modo secondo te auspicano che questo superamento non avvenga soltanto sul piano del diritto da un punto di vista, ecco, legalitario, ma anche sul piano della giustizia sociale? Ci sono degli autori che toccano questo tema, visto che poi l'esperienza appunto della pedagogia di Mario Lodi su questo si sofferma. Allora, qui ci andiamo direttamente a Napoli, no? Perché ricordiamo che la Repubblica, cioè la Rivoluzione Francese, si richiama a 3 grandi principi, no? Libertà, carità e fraternità. Gli illuminismi hanno un problema anche di geografia critica, nel senso che sono illuminismi al plurale proprio perché in vari punti dell'Occidente si sono, diciamo così, diramati in modo completamente diverso. Londra e Edimburgo hanno sviluppato da Locke in poi soprattutto l'illuminismo della libertà, cioè il concetto di libertà. La grande esperienza della rivoluzione francese è soprattutto quella delle legalité, no? C'è stato pure un signore che si fece chiamare legalité proprio come si era cambiato il cognome. E invece la grande forza dell'illuminismo mediterraneo, e comunque quello napoletano senz'altro, è quello della fraternità. Perché quello della fraternità? Cioè, non è qui noi dobbiamo essere, diciamo così, illuministi sul serio, nel senso che noi dobbiamo partire da un processo anche antropologico. Gengudi, che è un grande antropologo novecentesco, ha fatto uno studio su Napoli, sulla città di Napoli, partendo proprio dal centro di Napoli, uno spacca Napoli. Lui dice: i cittadini di Napoli vivono in 2 dimensioni. Uno, una dimensione di continua condivisione dello spazio, cioè lo spazio è molto stretto, si condividono vite degli altri in una dimensione che non succede in nessun'altra città. E oltretutto la dimensione anche verticale della società, cioè in pratica c'è anche la dimensione delle classi meno abbienti, delle classi più abbienti che vivono strettamente in contatto, in una sorta di armonia. Questo sviluppo antropologico ci ricorda l'esperienza di Giulio Battista Vico, quando nel 1944 pubblica l'ultima scienza nuova, e nell'introduzione lui parla di quando si affaccia alla finestra e vede, proprio lì a spaccare Napoli, un brulicare di gente continua dalla mattina alla sera, che
va su e giù, no? Va su e giù e si comincia a porre un problema. Ma allora la società, no? Perché lui è il grande filosofo che dice come Bacone pensa allo studio della natura, lui è filosofo ma anche studiare la società, no? La società dell'uomo. Dice, ma allora la società non è tanto che la fanno i filosofi, cioè non è il cogito filosofico che crea cose giuste e cose sbagliate nella società. In realtà la società è il risultante di questo andare e venire delle persone, con i loro desideri, le loro speranze, la loro vita vissuta, il loro linguaggio, no? Perché il linguaggio, come dicevi tu, del loro dialetto. Cioè lui si rende conto che il cogito cartesiano c'ha poco a che fare con la filosofia, cioè con la realtà delle persone. Infatti il grande punto di vincolo è il senso comune. Quel deposito non razionale, cioè non immediatamente razionale, pensabile, ma che è già quello che tutti condividiamo. Allora che succede? Questo aspetto, adesso ovviamente io non posso stare qui a fare una lezione sul linguismo napoletano, allora io vi leggo questa, perché lo so che tu ci hai avuto paura, però, a un certo punto c'è una questione che non si trova in nessun'altra, non si trova in nessun'altra costituzione, potevo parlarmi meglio, è che l'articolo 18 della Costituzione napoletana del 99, il dovere e la solidarietà, il soccorso ai bisognosi, articolo 19, che si basano sul principio dell'uguaglianza di tutti gli uomini di fronte alla difficoltà di difendersi da soli dallo strapotere di forze maggiori, che siano naturali o sociali, che sono richiamate anche dalla esplicita considerazione che chi manca di carità manca di umanità. Queste sono parole che sono contenute in due articoli della Costituzione napoletana che dice apertamente che siccome noi siamo abitanti della stessa terra e di fronte al vulcano, per cui c'è tutta una problematica solo concettuale sulla filosofia della catastrofe, no? che senza quella mancherebbe, ma non potremmo capire di cosa stiamo parlando. Dice, siccome noi abbiamo il vulcano che incontra, il terremoto dell'83 della Calabria, noi siamo schiacciati continuamente da questi casi, in più siamo schiacciati dall'oppressione del potere politico, no? È questo che Pagano vede. Cioè queste forze, che all'epoca erano le forze delle grandi famiglie e poi oggi magari del grande capitale, no? Sono troppo forti per ognuno di noi. Se non stiamo uniti, cioè se noi non troviamo un modo di stare uniti e di intraprendere un percorso solidaristico, noi non riusciremo mai ad avere una vera repubblica, capito? Ora, il problema è che tutto questo non ha nessun senso, quindi soprattutto Filangieri, che noi non trattiamo in questo testo, Filangieri dice una cosa che spesso è stata travisata, no? Tutto per il popolo, niente attraverso il popolo. Sì. Perché dice questo? Non è che lui è antidemocratico, lui fa un discorso completamente diverso, lui dice questo popolo che manca di istruzione, che manca di risorse, di proprietà, cioè manca di tutto, cioè non ha neanche il lavoro per sostenersi, non può partecipare a un'idea di bene comune, perché non è interessato a ciò che è comune, visto che ciò che è comune non gli appartiene. Capite la profondità del pensiero napoletano, no? Lui dice, prima di qualunque Costituzione dobbiamo dare istruzione, lavoro e dignità a tutti. Senza questo non ci sarà mai nessuna democrazia. Questo è il pensiero, diciamo così, veramente originale dell'illuminismo napoletano, che purtroppo a causa di una piega, diciamo così, soverchiante dell'idealismo, no, crociano e gentiliano, è stato completamente dimenticato anche nel momento in cui è arrivata la Costituzione, perché sennò altrimenti noi questo articolo sulla solidarietà noi avremmo avuto già in Costituzione, visto che nel 99 ce l'avevamo già come acquisito, ed è fondamentale, perché se noi non riprendiamo un'idea di stare tutti insieme di fronte, per esempio alla pandemia che abbiamo avuto 2 anni fa, non è che questi erano tanto astratti come diceva Croce, no? Avevano visto bene, di fronte alla pandemia, noi ci siamo trovati, no, chiusi in casa in un isolamento che ci fa capire quanto siamo a una società atomistica. No? Ecco, per cui, secondo me, la questione scuola, istruzione e Costituzione è evidente, perché sia la Costituzione 93 francese, quella 99, pongono una condizione fondamentale, l'istruzione, la scuola pubblica come fondamento per diventare cittadini. Cioè non si diventa cittadini perché c'è la Costituzione, ma sono i cittadini, cioè quando sei diventato cittadino, che puoi partecipare alla fondazione della Costituzione. E questo è il rovesciamento che bisogna fare per capire cosa è cittadinanza. Cioè, cittadinanza è il cittadino che fa la Costituzione, non è la Costituzione che fa il cittadino, ed è la scuola che fa il cittadino. È chiarissimo, e noi avevamo bisogno proprio di questa chiarezza concettuale, Paolo. Hai segnato tutto? Sì. Ecco, perfetto.
L'importante è questo. È chiarissimo e ci sono un'altra serie di aspetti che non sono laterali ma sono proprio centrali dentro a questo, e io te li snocciolo così magari vediamo anche questa maniera un po' rapsodica anche di chiacchierare tra di noi, che però era prevista, come possono essere eventualmente sviscerati e elaborati. Ad esempio, allora, intanto due riferimenti importanti nel pensiero di Lodi, ma soprattutto nella sua pratica. Il più importante è un autore francese, anzi una coppia di autori, di pedagogisti francesi, perché sono Celestin ed Élise Freinet, che negli anni 30, già dagli anni 30, inaugurano questa pedagogia ispirata a dei principi sociali molto, molto forti, in cui l'esperienza del bambino all'interno di un contesto educativo deve essere un'esperienza autentica, anti-autoritaria, in cui ci sia la dimensione, per esempio, del fare, quindi di una pratica, e la dimensione del gioco. Il gioco, la pratica. In un libro molto bello, che è poi un libro intervista di Tullio De Mauro, che è La cultura degli italiani, non a caso le prime pagine sono dedicate proprio a questo. Lui dice, per quanto riguarda gli elementi pratici all'interno dell'educazione, dice: purtroppo siamo ancora surclassati da una visione della cultura umanistica e letteraria, dimenticando che bisogna parlare di culture, e quindi di spazi dell'apprendimento e dell'esperienza che vengono anche dalla conoscenza scientifica, dalle attività manuali, dalla bottega, no? E dal libero gioco, cioè da quello spazio della personalità umana che Huizinga poi definiva come homo ludens. In questo senso le esperienze degli intellettuali vanno dagli enciclopedisti agli illuministi alla pedagogia anarchica, al pensiero anarchico, quanta rilevanza danno al lavoro e al gioco come attività nella costruzione di un cittadino, ad esempio. Allora, per non tediarvi sulla questione del risentimento di illuministico, dico, facciamo un attimo il discorso della spilla da pane. Ah sì, la spilla da pane, sì. State tutti molto attenti. È importante perché quando io ho cominciato a studiare l'enciclopedia, mi hanno detto c'era un lavoro che avrei dovuto fare per molti anni, che poi fortunatamente non si è mai fatto, perché 72.000 voci sono veramente una cifra, sono pesanti. 72.000 voci non significa proprio 72.000 studi fatti da 160 intellettuali tra i più importanti, cioè se mettiamo quelli solo quelli, cioè non mi fanno una briglia. Per cui fortunatamente diciamo questo progetto con il Bocchianese è tramontato, sono molto contento perché insomma sarebbe stata una vita a lavorare. Però ogni volta che facciamo la prima lezione a filosofia dell'illuminismo, noi raccontiamo sempre questa cosa agli studenti, che con cui aspettano di trovare, non so, grandi questioni metafisiche, no? Sulla enciclopedia. Invece, per esempio, partiamo sempre dalla spira d'abbaglio, cioè lì praticamente l'enciclopedia a un certo punto uno apriva l'enciclopedia e trovava come si fa uno spillo, ok? Ed è straordinario perché proprio c'è proprio la descrizione del metallo, della capocchia, cioè tutta la descrizione. Questa cosa è sorprendente non solo per gli uomini del Settecento, perché quelli insomma si devono abbonare per 25 anni a questa opera che ci hanno messo 25 anni ad arrivarvi a casa. Poi era un'opera solo dei fogli giganteschi, così costava tantissimo, per cui c'era anche un problema economico, spesso erano fondazioni che le compravano, che erano solo private. E poi arrivava a casa un testo sulla spilla da baia. Perché però? Ecco, la cosa rivoluzionaria di cui ci rilacciamo alla questione del gioco e della pedagogia anarchica è che in realtà quello che gli illuministi, i giovisti avevano cercato di fare è che, a parte che sono tutti antimetafisici, per cui già questo è importante, la questione di riportare il lavoro, l'artigianato, alla teoria e la teoria all'artigianato. Cioè l'introduzione della questione del lavoro come cultura alta si deve tutta a questo Settecento francese. E non è una cosa così. Diderot andava insieme a questi filosofi nelle botteghe artigiane a imparare loro
prima di scrivere ha imparato come si faceva nel telaio, come si facevano i lavori, cioè la discesa in bottega era una questione seria per loro, loro erano passati 25 anni a fare quest'opera e andavano proprio a lavorare e imparare il mestiere e si sono resi conto di una cosa rivoluzionaria che adesso noi diamo tutto per scontato, però immaginate che una volta chi studiava medicina, il medico studiava la parte teorica, non toccava mai il corpo di qualcuno. Poi c'era il cerusico che sulle idee, sulle teorie mediche dell'ora ti tagliava una gamba. Così che il cerusico non aveva nessuna conoscenza teorica della medicina e il medico non aveva mai visto un cadavere. No? Tutta la questione, poi lo sapete anche se andate a Napoli, se andate alla... Nel Cappella San Severo giù c'è tutta la questione, sì. Ecco lì, è nata nel Settecento la prima grande studio sui cadaveri, che è stato importante perché quello è stato un momento in cui si è scesi nei laboratori, ma si è scesi anche negli obitori a verificare come funzionava il flusso sanguigno e tutto il resto. Questo è importante perché rimettere insieme teoria e pratica è stato uno dei grandi capisaldi della formazione illuministica che ha portato all'atteggiamento scientifico e critico fino a noi. E la scuola anarchica di cui parli tu parte da questo punto di vista, cioè noi abbiamo qua in Occidente, no? 4.000 anni di letteratura che obiettivamente sono difficili da portare dentro una scuola, no? E forzare dalla prima elementare all'università ad amare il testo, capito? Cioè noi abbiamo anche un problema un po' triste, se volete ve lo racconto anche, cioè quando cominciamo le prime lezioni all'università dobbiamo anche far capire allo studente che il possedere il libro non è una questione, diciamo così, meramente di studio, cioè anche se vuoi fare il filosofo e non hai il libro è un po' come fare il chitarrista senza chitarra, no? Cioè, se tu fai le materie umanistiche il libro non è un oggetto, è proprio lo strumento con cui ti devi confrontare tutti i giorni. Questa idea che diciamo così, è stata superata solo perché la scuola spesso, no, è stata vista più come questa imposizione frontale, cioè spesso anche noiosa di ripetere nozioni continue, slegati completamente dalla realtà del tuo quotidiano. Ecco perché dalla questione della sfida d'abbaglia fino alla scuola anarchica del gioco, e dell'eliminazione della cattedra e di tutta una serie di condizioni molto complesse è tutto legato, perché la formazione deve essere autonoma del soggetto che pensa che quella è una sua grande risorsa a cercare di aggiungere delle conoscenze. Le conoscenze devono essere misurate sulla sua personalità e non su un'idea astratta di nozioni da dare a tutti, che quello invece è una questione, diciamo così, secondo me superata forse già da tempo, ma non so, adesso non è che sono nella scuola tutti i giorni, per cui non so quanto questo sia compreso dagli stessi insegnanti. E questo lo vedremo infatti nei prossimi appuntamenti, sarà importante. Per molti di noi è stata una vera e propria ricerca, cito un piccolo brano da un'intervista di Mario Lodi, ci sono alcune parole chiave, e magari vediamo che cosa ne può uscire, specialmente con quella citazione di Condorcet, vediamo se può uscire da qui. Fondamentale è stata la nascita del Movimento di Cooperazione Educativa, un'associazione professionale di insegnanti nata in Italia negli anni 50, ispirata a Freinet. In realtà non era esplicitamente dichiarato che noi volevamo costruire la scuola democratica, ma con la liberazione ci siamo trovati a ricostruire l'Italia nuova, liberal-democratica, che nella Costituzione è sintetizzata nell'articolo 21, in cui si dice che tutti hanno il diritto di esprimere il proprio pensiero con la parola, con la scrittura o con ogni altro mezzo. In quel tutti ci sono anche i bambini. Per me è cominciato da lì il ripensamento di quello che deve essere la scuola. I bambini iniziano a comunicare appena nascono con il pianto. Con il pianto il bambino chiama il genitore perché ha bisogno di qualcosa, inizia a capire il genitore come professionista dell'educazione e risolve i problemi e i suoi bisogni. Poi il bambino scopre che anche gli adulti emettono dei suoni e li imita fino alla conquista della prima parola. Ma con questo bambino che in prima sa già parlare correttamente, io, insegnante, come mi devo comportare? Insegnargli quello che intendo io o lasciarlo libero di pensare e di parlare e di esprimere il proprio pensiero? La democrazia è fondata sulla parola che esprime interesse, non un parlare a vuoto.
La parola deve essere pienamente espressa, non interrotta, come fanno spesso nei dibattiti televisivi. Allora, chiaramente qui c'è una grande difficoltà. Dico che Mario Lodi ha una capacità di sintesi quando si esprime che è geniale. Questa è solo un'intervista, insomma, però... Però Davide, c'è un grosso problema, perché sulla libertà di pensiero, la libertà di espressione, ci sarebbe da fare interi giornate di argomentazione, non si potrebbe, cioè è difficile, io non ho la capacità di sintesi di Mario Lodi, è evidente. Perché noi abbiamo, soprattutto secondo me in Italia, una distorta visione di cos'è la libertà di espressione. Perché il pensiero critico è un pensiero valutativo, cioè non è un pensiero semplicemente che si ferma a negare qualcosa, no? Ed è valutativo. Però per essere valutativo, cioè per dare comunque un giudizio finale a una critica, e dunque il bambino deve poter dare un giudizio finale, deve avere gli strumenti, no? Per poter cominciare a fare un'analisi, e questo chiaramente non è una cosa che possiamo buttare lì a livello astratto. E qui, dal Settecento in poi, da Condorcet in poi, c'è stato tutto un grande dibattito che in realtà l'anarchismo novecentesco, diciamo, ha fatto, però oggi non so se riusciamo a, diciamo, approfondirlo perché è veramente complicato. Però c'è un problema appunto tra istruzione e educazione. Perché? La prima questione è l'istruzione pubblica, un dovere della società nei confronti dei cittadini, no? Questo è il primo passaggio di Condorcet quando presenta il progetto di fronte al Parlamento francese negli anni 92-93. Lui dice è proprio un dovere della società, perché senza gli strumenti culturali, intellettuali, cioè senza la conoscenza di tutto un linguaggio, è impossibile che qualcuno giudichi qualcosa. Cioè, come si fa a giudicare se non si ha alcuna conoscenza della lingua, delle lingue? Ma soprattutto, e qui c'è una cosa, questo progetto, e io, diciamo così, me l'avevo tenuto come sorpresa per te, però a questo punto io mi sono portato la scuola moderna di Ferber, no? Okay. Io sapevo che tu ne volevi parlare, io ce l'ho in spagnolo perché un top in Italia non si trova, e Ferber, che è uno dei più grandi anarchici e pedagogisti, insomma, poi ma questo magari lo racconti tu, lui continua esattamente citando Lavoisier, perché Condorcet e Lavoisier sono due grandi scienziati, voi non immaginate che stiamo parlando di due scienziati, perché oggi sono premi Nobel, che sono insomma matematici di altissimo livello. Loro quando parlano di strumenti, parlano di una questione, che è la questione dell'istruzione a livello delle materie scientifiche, cioè la matematica, la fisica, la chimica, devono essere una capacità, un possesso di ogni cittadino. Perché? Perché la matematica c'ha un grande problema, pensate quanto erano matti loro. La matematica o la possediamo tutti, e allora siamo in grado di fare un'analisi, oppure se la possiede solo il potere diventa una materia fortemente autoritaria. Pensate quanto ci avevano preso rispetto agli algoritmi di oggi. Chi possiede le piattaforme informatiche e determina il meccanismo degli algoritmi determina il linguaggio di oggi, determina chi parla e chi non parla, di cosa si parla quando si parla. Ecco cosa diceva Condorcet Lavoisier nella Costituzione 92. L'istruzione pubblica è una questione di strumenti necessari e la matematica è lo strumento fondamentale, figurati che lì non la faceva nessuno matematica, cioè nelle scuole. Allora, perché o la matematica la posseggono i cittadini e allora si liberano conoscendo oppure saranno sempre assoggettati a qualche potere che determina il calcolo e l'utile. E questo, ragazzi, se ci pensate, è un discorso molto complesso, ma è un discorso che oggi noi capiamo benissimo, perché noi abbiamo lo smartphone che ci dovrebbe liberare, ma io non so niente di quello che sta nello smartphone, per cui non so perché improvvisamente faccio una ricerca e 5 anni dopo mi arrivano le notifiche di tutti i prodotti, no, inerente a quella ricerca. Beh, chi oggi gestisce i grandi calcoli matematici gestisce il vero potere. E Condorcet l'aveva capito all'epoca, Lavoisier l'aveva capito, tanto è vero, prima di essere trucidato dalla controrivoluzione, ancora sperava di determinare una scuola pubblica basata sulle materie scientifiche, che per l'epoca, che si faceva solo latino, greco e retorica, no, era qualcosa di veramente incomprensibile. E Ferrer è il primo novecentesco che dice questa stessa cosa.
dice noi nella scuola dobbiamo portare soprattutto l'autonomia dei bambini nelle materie tecniche affinché la tecnica non diventi un assegnamento di dominio da parte di chi mantiene il potere. Pensate oggi ancora a quanto siamo indietro se pensate come oggi invece la matematica è, secondo me è ancora, diciamo, per me è solo sempre un problema, per cui come noi siamo ancora, diciamo, così timidi rispetto a una materia così fondamentale per la nostra contemporaneità. Sì, tra l'altro non per girare il coltello nella piaga, perché poi in realtà Croce è stato un filosofo di eccezionale statura e valore, per carità, però noi sappiamo che poi questo deficit si è accresciuto nel Novecento proprio perché l'impostazione dell'idealismo crociano respingeva ai margini il pensiero scientifico, insomma, per cui fondava tutto. A proposito di Ferrer, guarda, effettivamente il tempo manca, però nella raccolta La scuola e i diritti del bambino di Mario Lodi, che è una raccolta di piccoli saggi, recensioni, eccetera, a proposito di Ferrer, Mario Lodi dice questa cosa che mi sono appuntato, e tra l'altro questo è un libro molto bello, c'è anche un libro molto bello, c'è un articolo molto bello sui giochi che lui faceva da bambino. E, non sembra, no? Uno li dà per scontati, ma lui li descrive con una capacità di anche letteraria veramente notevole, te li fa rivedere e poi dice oggi invece abbiamo bisogno dell'animatore per fare i giochi, noi non avevamo bisogno dell'animatore. Ecco, lui recensisce la scuola moderna e lo sciopero generale di Ferrer, perché giustamente Ferrer univa questi due elementi, ma soprattutto dice questo: la prima volta che sentii parlare di Francisco Ferrer fu nel 1950 a un convegno del Movimento di Cooperazione Educativa. Un anziano professore accennò vagamente alle sue idee e invitò noi giovani a studiarlo per conoscere quali erano le radici che collegavano il nostro impegno col suo pensiero. Nessuno di noi giovani maestri aveva mai sentito parlare del Ferrer all'istituto magistrale e le poche notizie che trovai sulle enciclopedie lo definivano anarchico spagnolo, fondatore a Madrid della scuola moderna con indirizzo rivoluzionario, ritenuto uno dei capi dei torbidi della settimana tragica, 1909, fu condannato a morte e fucilato. La cosa interessante, oltre a tutte, vabbè, questo lo rimando a chi verrà, perché questo è un testo della biblioteca di Oltreoccidente. Sapete che Oltreoccidente ha più di, adesso quanti sono? Più di 20.000 volumi, qui, quindi sarebbe bello, insomma, venirlo a consultare anche qui. C'è questo aspetto abbastanza interessante, è come se la cultura italiana dopo la seconda guerra mondiale viva questa sorta di rinascimento, perché dopo almeno due decenni di una fase claustrale, quasi claustrofobica, della cultura italiana, arrivano queste voci da lontano, per cui addirittura qualcuno vi dice guardate c'è questo Francisco Ferrer che dovreste conoscere, perché, e qui c'è un anarchico, Célestin Freinet era un comunista, anche se critico nei confronti dell'Unione Sovietica, diventato maestro dopo l'esperienza della prima guerra mondiale, perché lui era stato poi anche ferito durante... il terzo elemento che compone un po' una delle fasi della formazione di Mario Lodi è l'incontro con Don Lorenzo Milani, un sacerdote, anche se un sacerdote che sta in una, diciamo, in una visione, anche se vogliamo, molto poco ortodossa, sia rispetto alle gerarchie cattoliche che alla società. Noi siamo in largo a Onio Paleario, che è stato bruciato nel 1570, quindi la domanda è questa, Antonio, che guarda, per te è quasi un asset per fare il gol, ma quanto conta, ecco, essere eterodossi, essere eretici poi nell'elaborazione di una strategia di educazione, ma anche di costruzione di una cittadinanza democratica consapevole? Ok, dunque... La domanda è molto difficile, perché Ferrer non vi piacerebbe, nel senso che se andassi a studiare Ferrer, che infatti questo libro del 2009, l'ho comprato, fatto arrivare direttamente dalla Spagna, ma semplicemente anche in Spagna l'hanno fatto solo perché quando si fanno i centenari, no?
così, c'è una questione editoriale, questione, ce l'hanno trattato veramente, io l'ho letto, cioè, per quel poco che ho visto in spagnolo è veramente penoso, un testo senza nessun impianto critico, cioè veramente è una cosa che veramente, è una spazio, quasi un'offesa alla memoria di Fefè, no? Perché hanno fatto una stampa di un testo che è rivoluzionario, trattato come se fosse un testo qualunque, perché chiaramente di dove ha detto ci saranno 500 anarchici in Spagna che sono contro, no? Questo è il discorso. In anche, Italia, anche uno in Italia. Sì, anche uno in Italia, lo sono comprato io. E in Italia io ho la possibilità di fare la traduzione, di fare l'impianto, però l'editore già mi ha detto, perché come Ferrara è veramente un personaggio scomodo, cioè mette in crisi tantissime delle nostre convinzioni, no? Anche diciamo sì, di una certa sinistra, per quanto si dica radicale in Italia, con Ferrè si dovrebbe in difficoltà. E, per cui anche il mio editore, i miei editori che sono abbastanza diciamo, di una certa sinistra dichiarata, sono anche importanti, non ho visti così diciamo, entusiasti di dover affrontare la pedagogia libertaria. E questo mi sono abituato perché Ferrara è veramente scomodo, cioè lui è veramente scomodo per i comunisti, è scomodo per i conservatori, ma è scomodo soprattutto per la Chiesa cattolica, per il cattolicesimo e tutta una serie di cultura che fa comunque, per quanto 2000 anni, tutte le questioni straordinarie, sono tutte straordinarie perché nascono e si emancipano da situazioni autoritarie. Ferrara, lui rovescia la questione. Lui addirittura si pone non come maestro, come pedagogista, ma si chiede, e non solo lui, adesso ha portato un altro autore polacco, ma si chiede se in realtà la formazione sia una questione collettiva, cioè sia una questione, un'esperienza che si possa fare collettivamente. E questo suo modo di fare, adesso è molto complicato perché lui ha un pensatore complesso, dura poco perché Ferrer poi è un agitatore politico, insomma è uno veramente che sta sulle barricate nella guerra di Spagna e viene trucidato come tantissimi altri, no, della sua corrente e questo libro, questa edizione penosa dimostra che ancora oggi in Spagna, in Italia, comunque nei paesi diciamo così democratici, liberal democratici, è ancora un pensiero difficile da esprimere. Io sono sicuro che se facessi l'operazione critica mi troverei in difficoltà pure a portarlo all'università. Un altro testo, invece un altro autore che forse conoscete poco, è Janusz Korczak, che è un pedagogista polacco, che io invece consiglio molto, perché Mimesis, che è uno dei miei editori, sta facendo una grande operazione di recupero, perché lui parla proprio, i bambini devono obbedire, gli adulti sono sicuri di aver sempre ragione, invece l'adulto non è nient'altro che un bambino che ha perso delle occasioni di crescita ogni volta che cerca di scambiare autorità con debolezza. Certo, questo è un discorso, no, che capiscono tutti. Poi Korczak fa tutta l'esperienza sul tornare bambini, cioè quando si insegna bisognerebbe riporsi come condizioni pedagogiche di base, cioè io torno a proprio le mie esperienze personali, cioè voglio tornare bambino, proprio una situazione testi, tornare bambino significa per lui porsi come obiettivo non di non fare gli errori che hanno fatto con me, ma proprio andare a ricercare cosa io cercavo quando ero bambino. Una pedagogia completamente, cioè togliere la carta, tutta una serie di cose, ma lui sta molto più avanti, perché il problema è dell'adulto nel momento in cui cerca di insegnare qualcosa. Non deve perdere l'occasione di comprendere cosa il bambino realmente ha bisogno nella sua contemporaneità. Ecco perché Ferrara è scandaloso, perché Ferrara è l'anticipatore di tutta questa corrente anarchica che ormai diciamo così, è molto forte, perché non c'è tutti gli americani, insomma c'è tutti i curvi, c'è tutta una corrente anche americana, che però sono tanto belli, tanto eroici, quanto completamente messi al margine di tutte le questioni. Ultima cosa, Colin Ward, te lo consiglio, l'educazione incidentale, perché l'educazione incidentale... Segnato. No, questo è un testo straordinario. La città come risorsa pedagogica. Cioè lui dice, ogni angolo della città è un'occasione per imparare, non per educare, per imparare. Capite che questa cosa del gatto che mi hai detto tu, no, Colin Ward lo avrebbe apprezzato moltissimo, lui dice, la città è continuamente un'occasione per imparare qualcosa. Ogni momento, ogni angolo, ogni strada. E però questo è un pensatore veramente eterodosso che andrebbe, secondo me, approfondito. Bene. Allora, si
siccome un po' l'hai anticipato parlando di algoritmo, lanciamo uno sguardo in avanti adesso, perché io ti ho conosciuto, poi abbiamo fatto anche una un'escursione in montagna parlando di una tua la ricordi bene, sì, su quello, in quel dell'Appennino bolognese. Guardiamo un po' avanti a occasioni e pericoli del presente, pericoli o diciamo difficoltà del presente, perché dopo aver, anche se in maniera molto rapida, però ti do atto che sei stato veramente molto esaustivo, guardato quelli che sono i concetti, una storia o comunque un canovaccio di storia, uno può guardare un attimo avanti e io ti sollecito a una riflessione, a riproporci le tue riflessioni a proposito di quello che è un problema legato all'educazione oggi, anche all'educazione degli adulti e al rapporto tra parole e immagine. E per fare questo cito una pagina secondo me bellissima di Tullio De Mauro da La storia linguistica dell'Italia repubblicana dal 46 ai nostri giorni, e credo che sia uno dei capitoli più belli della storia della cultura italiana, perché lui a un certo punto analizza le parole della Costituzione, ecco perché oggi il tema è questo, e dice e ci dice questa cosa qui. Questo è il mio penultimo intervento, Antonio. Poi, penultimo, non ti sta preoccupando. Io so già. Antonio ha una cena, tra l'altro, anche, quindi veramente ci sta facendo grande favore. Mi aspettano le 8, ma non aspetterà. Allora, a distanza di decenni è apparso sempre più nitido il pregio anche linguistico della Costituzione italiana. In esso si fece concreto, percepibile, efficace lo spirito democratico che ispira e sorregge le sue norme, specialmente se messa a confronto con la selva intricata e sterminata delle leggi successive. Il testo della Costituzione italiana è lungo 9.369 parole, esse sono le occorrenze e repliche di 1.357 lemmi. Di questi, 1.002 appartengono al vocabolario di base italiano, cioè, ripetiamo anche qui, all'insieme di circa 7.000 vocaboli, costituito dai 2.000 vocaboli di massima frequenza nei testi scritti e parlati, da altri 3.000 vocaboli circa di alta frequenza nello scritto e da circa 2.000 vocaboli di bassa frequenza nello scritto e parlato, ma di altissima familiarità. Il vocabolario di base in italiano, come in ogni altra lingua, è il cuore dell'immensa massa lessicale, è il nucleo di maggiore frequenza e familiarità e quindi, sia detto subito, di massima trasparenza per la comunità dei parlanti. Ed è anche, nel caso dell'italiano, il cuore storico della lingua. La massima parte del suo nucleo fondamentale è già presente nella Commedia di Dante e nel primo 300. Nel lessico della Costituzione soltanto 352 lemmi su 1.357 sono estranei al vocabolario di base. Essi sono invece estratti dalle decine e decine di migliaia di lemmi del vocabolario non di base. In percentuale, il lessico della Costituzione è dato dunque per il 74% dal vocabolario di base e per il 26% dal vocabolario non di base. Si tratta, come vedremo più oltre, di una percentuale altissima di vocabolario di base rispetto alle consuetudini del corpus legislativo italiano. Leggo solo l'ultima parte perché il capitolo è lungo. La rinuncia ai verba iuris, ai tecnicismi del linguaggio giuridico amministrativo, non toglie forza alla normazione costituzionale. Al contrario, la nettezza perentoria delle affermazioni, la loro trasparenza e accessibilità sono tali da riverberarsi positivamente sulle altre leggi e norme. La sua giuridicità sta proprio in questa efficacia garantita dalla sua nitidezza. Caso non isolato. Come si sa, le discipline più dure e autenticamente scientifiche
si servono solo parcamente di termini inconsueti. Poi qui abbiamo alcuni esponenti dell'osservatorio matematico, poi forse li hai visti soltanto in video, non lo so. La fisica teorica è in ciò esemplare. Essa non soffre del neolarismo di tanta saggistica e pubblicistica, non si ammanta di tecnicismi ermetici, come fanno troppe scienze deboli. I principi della termodinamica rappresentano il cuore della fisica e si esprimono in parole di assoluta banalità, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, la mia domanda è questa, che guarda avanti adesso. L'oscurità del linguaggio, quanto incide sulla formazione o sulla non formazione di un cittadino consapevolmente orientato verso un atteggiamento democratico, di partecipazione democratica, e quanto la sostituzione della parola con l'immagine oggi possa rappresentare un pericolo, come tra l'altro espresso anche in un tuo saggio molto bello, che dovremmo avere qui poi un giorno, anche un giovedì. Ci fa bene, ha detto che ce lo fa bene, gratis. Ci tengo, ci tengo. Allora, devo fare una piccola precisazione, perché leggendo, cioè ascoltando Di Marco, Di Marco è un gigante, io forse non so se sono stato corretto quando ho parlato di enciclopedia, erano 72.000 lemmi, voci, o 72.000 parole, 72.000 concetti che sono espressi. Questo lo dico perché... perché magari mi sono espresso male, 72.000 voci. Okay. Per quanti autori? 162, che lavoravano insieme, cioè non è che ognuno lavora per conto suo, lavoravano insieme, un collettivo di studio, di lavoro 25 anni. Allora, detto questo... Non sei sempre d'accordo? Ma no, infatti la fine sono rimasto in due, ma non lo volevo dire perché rovinavo questa cosa poetica, sono rimasti di due Don Bach alla fine, perché alla fine sono andati tutti, perché anche no, Don Bach è ancora attivato. Vabbè, detto questo, per quanto riguarda parole e immagine, allora, innanzitutto, premessa che io credo poco come disciplina la storia della filosofia, perché uno immagina la storia della filosofia che io sto là tutto il giorno a studiare il Settecento. La filosofia è sempre un dialogo con i classici, cioè con il discorso, i concetti che sono stati prima di noi espressi e che fanno parte del nostro bagaglio culturale. Per cui, tornando a Diderot, la premessa l'ho fatta perché sono diciamo, ci riparte di Diderot. Diderot è stato il primo, insieme a Lessing in realtà, ma lui l'ha fatto secondo me meglio, che andando a visitare i salon, cioè le esposizioni annuali di arte visiva, si è accorto che lui doveva fare nella corrispondenza letteraria, doveva fare la recensione di quadri. Siccome non c'erano i cellulari, dovevano fare le foto ai quadri, era costretto a descrivere il quadro minuziosamente. E si è reso conto che c'è una grande differenza tra guardare il quadro di un albero e descrivere a parole un albero. Cioè si è reso conto che l'immaginazione scatta nel nostro cervello soltanto nel momento in cui noi leggiamo delle parole che descrivono un'immagine. Ma se guardiamo l'immagine, il nostro cervello si blocca immediatamente su quell'albero. Per cui lui fa un'operazione straordinaria sul pensiero critico. Il pensiero critico necessita della lettura della parola scritta. Cioè né attraverso la parola orale, io adesso sto dicendo tantissime informazioni, voi state diciamo così, ascoltando prossimamente, qualcosa resta, però molto dipende anche da come sono convincente io, no? Se voi aveste il testo di quello che ho scritto potreste giustamente controllare e verificare ogni minuto cosa sta dicendo Antonio, magari sta dicendo un sacco di sciocchezze, mi sono passate tante cose, la parola scritta, in più la parola scritta proprio, se noi descriviamo un albero su un foglio, il mio cervello pensa a un albero, il tuo un altro, e quello è il pensiero critico, cioè è sintetizzare attraverso la propria immaginazione, la propria esperienza, mettere se stesso attraverso questo passaggio della scrittura. Qual è il problema di cui sta parlando Davide? È che oggi noi siamo invasi dalle immagini, cioè i social soprattutto, i nostri cellulari, le emoticon, no? Sui cellulari. Cioè noi stiamo, diciamo così, giorno per giorno perdendo la capacità di scrittura, la capacità di lettura, a favore di una semplificazione attraverso le immagini. Lo facciamo tutti, perché anch'io non è che... Anch'io faccio, capisco, fare una faccina a Davide, vabbè, su, ci vediamo stasera, e piuttosto di scrivere correttamente, virgola, punto, andare a capo, no? Perché quello è l'elemento razionale che il mio cervello fa una volta che metto sul foglio bianco il pensiero, no? Quel pensiero messo sul foglio bianco è lo sviluppo del mio pensiero critico.
quando io faccio la faccina elimino ogni condizione critica e semplicemente adatto all'impressione, cioè mi fermo all'impressione, e Davide riceve solo l'impressione di quello che io voglio comunicare. Non comunico nessun pensiero, lui non riceve nessun pensiero, riceve solo l'impressione, ma l'impressione blocca l'immaginazione. E se noi non abbiamo, siamo più capaci di immaginare, non siamo più capaci neanche dell'utopia, non possiamo più immaginare neanche la società di domani, perché a furia di non immaginare più, non siamo più in grado neanche di costruire il futuro della nostra società. E questo è il grande problema che, per esempio, nel Novecento, noi lo sai perché hai letto il libro, questo è il mio libro, che quello è un libro che in realtà, vi dico sinceramente, doveva servire a una mostra di Pignotti, Alberto Pignotti, un grande intellettuale del Novecento che ha 95 anni ed è, se viene qui, guida lui, viene qui, ci tiene qua fino a domani mattina, e lui è uno dei grandi della poesia visiva, una grande critica alla società dei consumi fatta negli anni 50-60, e io per sempre così, per qualche amico mi dice no, ma dai, facciamo questa cosa con Pignotti, mi sono dovuto mettere a studiare tutta questa idea che non conoscevo, e io fortunatamente, avendo Diderot, sono riuscito a portare qualcosa che già conoscevo a questo dibattito, e mi sono reso conto che Diderot e soprattutto questa visiva sono già dentro la critica al linguaggio dei social, all'invasione delle immagini, perché loro parlano proprio dell'invasione del linguaggio pubblicitario all'interno della società dei consumi. Pensate a quando è arrivato Berlusconi, no? Con i suoi slogan, un milione di posti di lavoro. Ma quello, i quadri visivi l'avevano già capito. La pubblicità, il linguaggio pubblicitario, è il modo più semplice di inventare un sistema, un nuovo, un neo sistema autoritario, fatto di slogan edificanti. La famiglia del mulino bianco, no? È una riedizione della Sacra Famiglia, perché lì praticamente ci danno un nuovo modo di vedere la famiglia come andrebbe pensata. Ok? E questa la poesia visiva l'aveva già capito, ma è l'immagine. Noi, fuori di vedere questo è quello che dice Pignotti, ma fuori di vedere la reclama in televisione o sui cartelloni, non è che facciamo un'operazione critica, sarà o non sarà il modello giusto di famiglia. Ci viene automatico pensare che quel tipo è il tipo di famiglia. Ha voglia poi a fare le battaglie sulla famiglia arcobaleno, quando io sono cresciuto per 40 anni con quel tipo di posizione di famiglia bianca, no? E con la camicia, che tutti felici la mattina, che fanno la colazione. Ecco, quello è il modo in cui il potere politico contemporaneo determina qual è la famiglia giusta e la famiglia sbagliata, qual è il tipo di fisico giusto, no? Perché il reclamo continuamente ci fa vedere ragazze perfette, uomini con la pancia piatta, che chiaramente, diciamo, io lo faccio apposta, cioè ho la pancia come, diciamo così, ribellione al sistema, no? Perché veramente, cioè, ci metto un impegno, sì, esatto, al contrario, perché mi ribello al sistema. Ecco, e questo modello qui è proprio su questo discorso, cioè l'invasione dell'immagine blocca l'immaginazione. Cioè io quando vedo quella famiglia acquisisco l'idea che quella sia la famiglia giusta della mia cultura. Quell'immagine mi impedisce di crearmi una mia idea della famiglia, adesso faccio l'esempio della famiglia perché vedo questo. E questo l'aveva già visto Diderot. Io se guardo l'albero in questo quadro penso direttamente a quest'albero che mi viene imposto da questa immagine. Se invece io descrivo ai miei amici un albero, solo ognuno c'era il suo albero. Ecco il rapporto tra parola e immagine. La parola scritta sul testo, soprattutto sul testo cartaceo, che non è la stessa cosa, questo è dimostrato, no? sul testo che scorre sul video, ha una funzione pedagogica fondamentale, ma non di pedagogica del maestro verso l'allievo, è proprio il contrario, è proprio pedagogica di autopedagogia, cioè l'allievo stesso che si fa maestro, perché diventa critico attraverso la sua immaginazione, il suo pensiero, di tutto quello che è scritto sul testo, cosa che non può fare né con le immagini della reclame, né ascoltando per 2 ore, che chiaramente alla fine si convincerà che qualcosa, quello che sta seduto lì, qualcosa la deve pure sapere. C'ha pure il microfono in mano. Sì, e mi sembra che poi, ecco, però sì, è implicito anche in questo, in ciò che hai detto, insomma, questo aspetto invece invece dell'oscurità del parlare, che ancora ci pervade, no? Sia, tra l'altro, un tema che ha toccato molto l'illuminismo sia francese che napoletano, no? Cioè la chiarezza della legge, la chiarezza della disposizione, del dispositivo di una legge,
perché ovviamente più è oscura, diciamo, il dettato, più il cittadino è esposto a questa oscurità e quindi non riesce a esercitare pienamente ciò che prova. Però, restando a questo tema dello scritto, mi viene in mente che in realtà il Movimento di Cooperazione Educativa originariamente aveva un altro nome, che era il Comitato per la Tipografia a Scuola, si chiamava proprio così. Quindi, tra l'altro, una definizione molto molto pratica e, se vogliamo, anche molto prosaica, ma in senso positivo, no? La tipografia a scuola significa noi pensiamo, noi creiamo e poi noi vediamo sulla pagina quello che abbiamo scritto, perché effettivamente vederlo poi, commentarlo, perché poi c'era anche questa fase di commento, di discussione, porta anche a fare in modo che ciò che abbiamo elaborato e in qualche modo poi diventa anche uno strumento di ulteriore immaginazione. E aggiungo un'ultima cosa che hai toccato parlando degli enciclopedisti: la scrittura collettiva. La scrittura collettiva, anche questo lo ritroviamo, insomma, era veramente importante questa apertura, questo primo incontro, perché come spiegavo, cioè come cercavo di convincere Paolo, perché Paolo diceva: ma questo è un filosofo, ma che ne sa, vuoi una vita pratica? Faceva ragione. Sì, esatto. E io ogni volta dicevo: no, guarda, è bravo, e lui insisteva, dice: ma è filosofo. Ma questo. Il fatto appunto che le pratiche e le idee non cadono dalle nuvole, ecco, cioè hanno una storia, hanno dei precedenti, hanno un'elaborazione, no? Per esempio, gli enciclopedisti scrivono insieme, nel senso che evidentemente lavorano come in una redazione, discutono, si accapigliano, eccetera, ma se pensiamo che Don Milani chiede a Mario Lodi di recensire a lui la lettera alla professoressa pochi mesi prima di morire, perché è stato proprio Mario Lodi, andando a Barbiana, a parlare dei suoi esperimenti di scrittura collettiva che Don Milani ancora non aveva preso in considerazione, perché è legato ancora a un pochino all'elemento della figura autorevole del maestro, per cui poi in realtà questa elaborazione collettiva prende piede anche nella sua scuola, insomma. Perché ti dico questo? Perché mi sembra che in qualche modo, tra l'altro l'hai detto anche tu, abbiamo nello stesso tempo bisogno di maestri e bisogno di liberarcene, no? Assolutamente. Ecco, allora vorrei sapere, secondo te, no? Quindi un maestro oggi, no? Visto che dobbiamo lanciare i prossimi venerdì, ma dal punto di vista delle tue ricerche, delle tue esperienze, eccetera, eccetera, un maestro oggi come dovrebbe essere, cosa dovrebbe fare? Non ne ho nessuna idea, così non mi chiarisco subito, mi metto qualcosa, non lo so. Perché è filosofo. No, ma questo non è vero, cioè, trovo così, non ne ho nessuna idea. Però alcuni piccoli aneddoti sono interessanti, così, poi chiudo, non ne parlo più, però insomma, di Delone, la scrittura collettiva, lui neanche firmava gli articoli. Noi per ricostruire quali sono quelle di Diderot abbiamo trovato che nei manoscritti lui metteva un asterisco per dividerli, no? Per cui abbiamo capito, ci è voluto tanto tempo a capire quali sono quelli suoi e quali sono gli altri. Ma la maggior parte non firmavano perché la loro idea non era quella di mettere la loro firma in una pietra miliare. Loro volevano proprio che uscisse fuori un'operazione fatta, ma comunque è tutto scritto nel prospetto, fatta da un insieme di intellettuali, non doveva essere un metodo per apparire come intellettuale, no? C'era proprio un lavoro collettivo reale. Questo, poi c'è una cosa che tu hai detto che secondo me è interessante, per la pace perpetua di Kant. Sì. Lì tu hai detto una cosa importantissima, perché Kant in Italia è stato studiato male, sia perché non conosciamo spesso il tedesco, e cos'è l'illuminismo, in realtà è una traduzione sbagliata, perché come è possibile la chiarezza, perché quello è in realtà, no? Offclaring significa rischiaramento, è possibile rischiaramento. Noi abbiamo tradotto sempre, e continuiamo a dirlo, in realtà lo diciamo sempre, che cos'è l'illuminismo, perché adesso noi parliamo dell'illuminismo, ma lui non era illuminista in quel senso, cioè era storicamente illuminista. Perché nella discussione che ci fu su quella rivista era: è possibile portare dall'oscurità dell'ignoranza alla chiarezza della conoscenza? Capirai, Kant, quella è la sua filosofia, no? Fondamentale. E lui dice una cosa straordinaria: tutte le
tutte le leggi, tutte le leggi di uno Stato che non si sposano direttamente con la pubblicità, cioè che per entrare in vigore non devono essere esposte al pubblico, sono leggi sbagliate, cioè sono leggi che non sono nell'interesse del popolo. Poi dite, ammazza, beh, è così scontato, beh, andate a leggere il perché, il come lui lo descrive, qui dice per capire se la legge è giusta basta capire questo, se il legislatore può permettersi di dire chiaramente il motivo per cui quella legge è stata fatta, allora quella legge ha un utilizzo pubblico. Se la legge ha bisogno di tutta una serie di costruzioni retoriche intorno, sicuramente quella legge ha un altro scopo che è quello del bene pubblico. Questo perché è così interessante? Perché nasce dall'idea uguale del discorso del maestro. Cioè, chi è il legislatore? Qui sempre su Rousseau ci sarebbe un grosso problema che ho evidenziato quando studiavo Rousseau. Cioè, Rousseau è un grande autore, poi a un certo punto si impantana perché capisce che a chi la passa la Costituzione alla fine. Lui è talmente la volontà generale, una cosa astratta, che poi alla fine deve chiamare un legislatore da fuori, perché alla fine il sistema non gli funziona. Ecco, secondo me Kant è superiore, perché Kant non esclude il fatto che ci siano dei tecnici che devono fare le cose, ma come lo devono fare è il problema. Come lo devono fare? Se lo devono fare nella utilità, della felicità di tutti, poi il discorso napoletano, ma anche tedesco, ci sono dei metodi per capirlo, perché la Repubblica è una questione di come si governa. Se si governa a favore della felicità di tutti, allora siamo in un sistema repubblicano. Se si governa attraverso tutta una burocrazia come quella italiana, tutta una selva di questioni incomprensibili, beh, tutto questo incomprensibilità non è che sono incapaci, è che chiaramente bisogna nascondere a chi veramente è, diciamo così, a chi è il beneficiario di quel tipo di provvedimento. Se non lo capite, non è che siamo scemi noi, che proprio non lo vogliono far capire. Cioè, questa è una cosa chiara che nel 95 Kant aveva perfettamente. Se una legge non è chiara, è semplice perché non è chiara, non che non la sanno fare, non vogliono far capire esattamente chi è il destinatario del vantaggio di quella legge. E questo secondo me è un problema, per cui non dobbiamo avere tanto la questione del maestro quanto di avere strumenti che ci permettono di capire i problemi quotidiani. Io per esempio non capisco quasi niente di matematica, di scienza, sono combinato malissimo, per cui per me è difficile fare tanti ragionamenti, mi devo affidare a dei tecnici. Sulla medicina io non sono medico, non capisco niente, mi devo affidare a qualcuno che è medico. Ecco, un pensiero enciclopedico che sia capace di portarci più avanti possibile è l'unica speranza. Io sarei per una scuola obbligatoria almeno fino a 20 anni, ok? E direi che non c'è nessuna fretta di andare a lavorare, questa è un'esperienza personale che... Perché dobbiamo stare? Ma non dobbiamo fare tanto perché bisogna laureare in fretta per essere disoccupati velocemente, no? È meglio invece, insomma, visto che la società è complessa, aumentare le materie scolastiche, aumentare le formazioni, cioè portare più scienza nelle materie, anche all'università, più scienza nelle materie umanistiche, più materie umanistiche, perché uno che si laurea in matematica non deve conoscere il latino, il greco, non deve conoscere i classici. Cioè, secondo me bisognerebbe dire che più la società cresce, più noi purtroppo dobbiamo stare a scuola, perché questo secondo me è l'unico modo di non essere assoggettati dai tecnici, che in ogni posto c'è un tecnico che sa più sicuramente di me. E questo secondo me è la grande sfida di domani. Più che il maestro ci serve un ampliamento delle conoscenze. Bene, io volevo concludere, prima di affidarvi magari la parola per qualche domanda, per qualche riflessione, citando una risposta data a Carlo Ridolfi da Mario Lodi, una sua definizione di educazione. Una risposta molto semplice, però anche un po' misteriosa, però carina. Dopo aver riflettuto un po' alla domanda su una definizione di educazione, dopo aver riflettuto un po' come faceva sempre, ha risposto: l'educazione è un'armonia tra arte e scienza. E tra l'altro mi sembra che oggi Antonio ce ne abbia dato anche una bella dimostrazione, insomma, perché è l'arte dell'incontro, dello stare insieme, ma anche mettere a disposizione conoscenze, competenze, esperienze quali Antonio ha, e quindi lo ringrazio e vi do. Vi lascio a
qualsiasi considerazione, parola, no, riflessione. No, se no si fretta. Ci sono domande, io cercherò di non rispondere, però. Intanto diciamo che poi venerdì abbiamo Giovanna Manicia, quindi siete tutti invitati. Forse oggi era anche un venerdì particolare perché coincide con la giornata contro la violenza. È sempre particolare. Sì, purtroppo sì, poi c'era una presentazione di un libro da Ubic, per cui sì. Fatta proprio da Tonino, quindi Franca non e è potuta venire. E c'è Amedeo di Sora che parla l'Accademia delle Belle Arti. È una città molto vicina. Però venerdì prossimo apriremo ancora la cosa. È arrivato, cioè, io ti ho portato qui, te l'ho agganciato Paolo, quindi Antonio adesso dovrai lavorartelo bene ai fianchi perché deve tornare per altre situazioni, ci dovrà tenere un corso di filosofia. Noi ringraziamo ovviamente Davide per averci portato e ci porta sempre dentro queste esperienze particolari, poi insomma tante cose si possono citare con lodi che si legano anche alla nostra terra, Don Roberto Sardelli di Rocca Secca, insomma, e quindi c'è un'esperienza forte. Poi quando nella prossima settimana, se ci riusciamo ovviamente, con Giovanna ci farà entrare in questo mondo che è fatto di tanti protagonisti, ne abbiamo incontrati tanti, forse tanti nel senso, come dire, nel senso, forse tanti non nel numero, ma tanti che si sono dedicati a un certo tipo di iniziativa nella scuola, di valorizzazione. Ecco, con Giovanna speriamo di ripercorrere anche questa cosa. Poi ovviamente ringrazio Antonio che è venuto qua, noi siamo dispiaciuti che non ci siamo visti per così tanto tempo, così. Però ecco, questo ognuno adesso poi sì. No, ringraziamo Antonio e spero che tutti quanti possiamo farlo insieme questo percorso, quindi se torniamo tutti quanti possiamo arrivare, perché sì. La prossima è un'esperienza diretta, ovviamente teorica e pratica, insomma Giovanna sì. Di una grande dirigente, di una grande educatrice. Grazie. No, vabbè. Adesso mi sembra troppo. No, vabbè, ti avevo fatto segretario invece. Allora, sei fatto segretario invece che responsabile del coordinamento donne. Io ho scelto tre libri, tre libri simbolo. Oggi ho citato C'è speranza se questo accade a voi. Il prossimo appuntamento citerò alcune cose dal Paese sbagliato che è scritto una decina d'anni dopo e poi con Franca Malizia finiamo, diciamo, in bellezza parlando di CP e di bandiera. A proposito di speranza, volevo dire questo, cioè molti hanno apprezzato la parola speranza nel titolo e sappiamo che è una parola che poi ha una risonanza anche filosofica importante, perché basta ricordare Bloch e il principio speranza. E vorrei anche citare, proprio oggi sfogliando una rivista, ho scoperto questa autrice che si chiama Bell Hooks, non so se l'avete mai sentita nominare, ma Bell Hooks tra l'altro non è un nome preso dal soprannome che aveva sua nonna, è una saggista afroamericana, ahimè scomparsa nel 2021, nata nel Kentucky, e nata in piena epoca segregazionista e si è occupata a livello di saggistica di tutto ciò che ha a che fare con la discriminazione, integrazione, ma da un punto di vista assolutamente originale. E leggevo oggi che un suo saggio si intitola Educare alla comunità, pedagogia della speranza. E il fatto che ci siano queste tre parole, insomma, una all'inizio del Novecento, una a metà e una che arriva fino agli anni 2000, mi fa pensare che in fondo non dobbiamo disperare. Arrivederci a tutti.